8. Beniamina. Era senza figli e benestante. Passava il suo tempo a trafficare in cucina. Un giorno preparò 30 chili di marmellata, li mise in 50 barattoli e li mandò in regalo all'orfanotrofio che stava di fronte a casa sua. Dopo un po' di tempo ricevette questa lettera. «Cara signora, mi chiamo Beniamina e scrivo a nome di tutti i miei compagni. Ci devi spiegare come fai a fare la marmellata così buona. Un giorno ci manderai un biglietto con sopra scritti gli ingredienti della marmellata. Non siamo ancora riusciti a capire se la marmellata che ci hai mandato è di arancia o di mandarino. Ci dovrai anche spiegare se sai fare la marmellata di limone. Forse ci crederai sciocchi, ma siamo sicuri che esiste, come esistono le altre marmellate. Un'altra cosa, sai fare le bevande? Tanti baci, Beniamina». E la signora adottò Beniamina. Commento. Ogni bambino ospitato in un orfanotrofio fa l'esperienza di non avere i genitori. Questa esperienza, ossia questo karma individuale, è condiviso con altri bambini che fanno la stessa esperienza. Tale condivisione fa dell'orfanotrofio l'ambiente di un karma collettivo.